Ciao a tutti, qui è il Bastardo Outlaw Picker per voi. Oggi è una lezione un po' più discorsiva, ma che riguarda un argomento importantissimo, e cioè come accordare l'ukulele. Vedremo una posizione in cui mettersi per essere comodi a accordarlo, ma soprattutto vi presenterò un mio carissimo amico. L'accordatore. Questo sconosciuto, come avrebbe detto Nilla Pizzi all'epoca di Grazia dei Fior. Lo dovreste vedere bene. Imprimetevi questo affare nel cervello, perché chi non l'ha ancora comprato è giusto che se lo compri. Costa poco, questi affari qua costano tra i 7 e i 15 euro a seconda della qualità. È il cosiddetto accordatore a clip. Perché a clip? Perché c'è la mollettina e si attacca. Ma c'è un motivo. Messo qua, io adesso lo metto posteriormente perché mi viene più comodo poi per accordare, si mette qua e percepisce il suono non attraverso un microfono, che comporta che se c'è qualcun altro che vi suona insieme lui non capisce più niente, ma attraverso la vibrazione dello strumento, che viene percepita attraverso la clip. Ok, poi lo si accende normalmente. Ovvio che ogni accordatore ha le sue modalità, quindi un pochettino varia, lì dovrete vedere a seconda di quello che vi comprate che ci siano le istruzioni. Diciamo che per l'ukulele ci sono anche degli accordatori, mi pare li fa la Cala, li fanno quasi tutti ormai, accordatori che accordano solo l'ukulele, quindi lo accendi e ti dà solo quelle quattro note lì. Per cui o quelle quattro note dell'accordatura GCA, oppure di quella che si usava negli anni 20, che è l'accordatura di due semitoni più alte in re. Ok? Adesso passiamo a vedere come tenere l'ukulele per accordare, perché come avrete già visto, molti di voi avranno già visto, quando si tratta di accordare lo strumento comincia a diventare un po' là, perché devo riuscire a suonare la corda, tenerla meccanica, accendere l'accordatore, guardare. E io mi vedo gente a lezione che ogni tanto li vedi che arrivano così, accordatore così, poi scivola, cade, no aspetta, allora lo imbracciano, fanno delle robe, trovo gente in delle posizioni assurde. Cosa che comporta che poi alla fine non si riesce ad accordare, o si riesce a farlo con un procedimento che è a dir poco barocco. La cosa più comoda è questa qua. Prendete l'accordatore, ve lo spostate sulla gamba sinistra in modo che si appoggi. In questo caso, anche se tirate sul piede introducendo tensione, tanto dovete solo accordare, non è che suonate poi così. Anzi no, perché qua, come vi ho detto già in altre lezioni, non riuscireste. A questo punto voi lo tenete ben appoggiato qui, il braccio lo appoggiate normalmente e l'accordatore è fermo. E ciò vi consentirà con il pollice di pizzicare la corda che vi serve accordare. E con l'altra mano girare la meccanica mano a mano che suonate la corda per percepire la corretta intonazione. Per esempio adesso qua accordo il sol. È un po' eccedente, cioè è un po' più acuta di quello che mi serve. Allora la abbasso, sentite? Poi sempre facendo suonare la nota, in modo da percepire quando la tiro, guardo finché la G sull'accordatore diventerà verde. Ce l'ho fatta. Importante ragazzi, si suona una sola corda alla volta per accordare. Perché se voi per accordare la corda di G ne suonate due o tre, lui, questo signore qua, non capisce più cosa vi deve dire e quindi non riuscite ad accordare. La corda sotto, stesso procedimento, vedete che è molto fermo, io col pollice faccio, pizzico solo la corda del Do, che in questo caso è accordata, come mi aspetterei, perché sto ukulele è un bello ukulele. La corda del Mi, la corda del La, che adesso ve la scordo, vedete che l'ho scordata. Mentre la pizzico, la tiro fino a vedere che quello che mi dice l'accordatore qui, che dovrebbe essere una A, che magari si vede anche, no, non si può perché non si piega, va bene. Comunque una A, la tiro, ok. E abbiamo l'accordo, abbiamo l'ukulele accordato. In questo modo riuscite a manovrare sullo strumento senza che vi scivoli, che vi caschi, che vi arrampichiate sull'armadio per riuscire a tenere lo strumento in qualche modo
accordarlo. Detto questo, c'è una breve escursione da fare, cioè, come dico sempre, la leggenda narra, ed è una cosa che dico anch'io a tutti i miei allievi, di questa famosa cantilena, no? My dog has fleas, il mio cane ha le pulci, no? Che serve per... Utilissima, perché con questa cantilena riuscite ad avere il rapporto tra una nota e l'altra e riuscite ad accordare comunque l'ukulele che suonerà abbastanza in tune. Questo però implica che magari, ok, io posso fare My dog has fleas, ma anche My dog has fleas, andare a farla in una tonalità che non è quella dell'accordatura, per cui poi suonerà accordato con se stesso, ma non sarà accordato in do come dovrebbe, no? Quindi diciamo che in situazioni di emergenza, in spiaggia, hai solo l'ukulele di plastica che è appena tirato fuori dall'acqua, non ti porti dietro accordatori, robe così, ci sta My dog has fleas e ti dà un'accordata. My dog has fleas. Per tutte le altre situazioni c'è l'accordatore. No, io non credo a tutti coloro che mi dicono: ah, io ho l'orecchio assoluto, ah, a me basta sentire, me lo accordo, no, stai tranquillo che tanto, perché l'ukulele è uno strumento folcloristico, uno strumento facile, quindi si accorda da solo, no? Nell'immaginario di tanti. No, errato, per quello che costa, compratevelo, usatelo e usatelo sempre, perché educate l'orecchio a percepire delle note intonate. Se voi vi abituate che non è accordato giusto, è un sol maggiore, a voi in realtà suona così. Questo è un sol stonato, ma se voi siete abituati a sentirlo come un sol maggiore, per voi sarà intonato, quindi vuol dire che avrete educato il vostro orecchio in maniera sbagliata. Per cui è importantissimo che usiate l'accordatore. Al limite anche quelli gratuiti che si tirano giù, si scaricano sui telefonini. Però non tutti funzionano bene, poi c'è il discorso che avendo il microfono, torniamo al problema che alle volte finché siete in casa da soli va bene, se siete con un amico a suonare, un'amica che canta così o qualcuno che strimpella o la radio accesa, il microfono percepisce tutto quello che avviene nell'ambiente e quindi l'accordatore potrebbe non essere così preciso. Poi ripeto, per quello che costa, stiamo parlando di cifre tra gli 8 e i 15 euro. Escursione sulle corde. Al fine di avere l'ukulele ben accordato, è importante che le corde siano ben montate, che siano corde di qualità, perché purtroppo è ovvio che le corde un po' di basso costo, diciamo quelle che si trovano sui famosi ukulele che io definisco i plasticoni, no? Quelli, non in maniera cattiva, perché anche quelli da 20-30 euro suonano, alla fine è facile trovare strumenti che hanno comunque già che vi fanno già divertire per un bel po' di tempo. C'è gente che ci suona in giro con un ukulele così, senza grossi problemi. Ma l'importanza è di montare bene le corde, e per questo vi rimando al video, non è numerato, c'è scritto montaggio corde ukulele, sempre nella playlist della Honky Tonk Ukulele Academy, ma soprattutto imparare, come ho detto, a montarle, a strecciarle, come insegna l'amico Valerio Pennisi di Ukulele Historia di Milano. Quando la corda è montata, dovete fare un'operazione di questo genere, cioè tirarla in senso laterale, ma in su, perché se avete un ukulele normale come questo che vi faccio vedere adesso, se riesco a raggiungerlo, se avete un ukulele come questo e la corda la tirate in su, il rischio è che il ponticello magari un giorno si scolli. Allora, cosa si fa? Si streccia in questo modo, si preme con l'indice e col pollice. Cosa significa strecciare? Significa stirare la corda in modo che raggiunga prima una condizione di stabilità, per cui rimane accordato un po' più in fretta. In questo caso qua, lo metto via, poi continuo con la vostra bella spiegazione. In questi casi giocano anche molto le corde. Io vi dico, francamente, negli ultimi anni, da tanti anni ormai, uso quasi solo più esclusivamente le corde Worth, che sono corde universalmente riconosciute come direi le migliori in assoluto. Sono corde giapponesi,
Costano 15 o $16 in Italia, non so dove le troviate, io le prendo su Elderly Music in Michigan. Ogni muta è lunga al doppio, quindi in realtà una muta da $15 sono due mute, e hanno la particolarità di avere, a parte un bel suono, di essere molto resistenti, molto stabili, cioè le montate, se le montate bene, fate lo stretching della corda, quindi vuol dire fare un paio di volte questa operazione qua fino al fondo. E tornare indietro su ogni corda, nel giro di un giorno o due sono stabili e stanno accordate. E questo è molto importante perché la corda per ukulele, comunque, essendo una corda in nylon o materiali simili, è ovviamente un materiale un po' più elastico, un po' più morbido rispetto alle corde in metallo di una chitarra, quindi richiede più tempo per raggiungere una stabilità e permettervi di suonare senza starli a accordare ogni 3 minuti. Queste corde hanno anche la particolarità di essere durature in una maniera incredibile. Io ho alcuni ukulele, per esempio quello che avete appena visto alla mia destra, il Martin 3K. Su quello ho cambiato le corde. L'altra settimana erano 2 anni che non cambiavo le corde e vi assicuro che quello è un ukulele che viene utilizzato tanto, tra concerti, lezioni, tutto. È un ukulele che suona come niente la sua media di 4-5 ore al giorno, come ridere proprio. Le ho cambiate giusto così, però ho detto ma sì, vediamo se riprende il suono più chiaro, se in realtà è cambiato poco, quindi vuol dire che le corde potevano ancora durare un po'. Comunque, ripeto, importanza della posizione, importanza per voi per essere più comodi, se no appunto vi dovete coricare per terra per accordare l'ukulele, diventa anche un po' grottesco. Importanza dell'accordatore a clip o anche un altro, però questi sono i più comodi alla fine. Importanza di strecciare le corde, ve lo faccio rivedere, come insegna l'amico Valerio Pennisi, tac, al fine di dare più in fretta una stabilità alle molecole proprio delle corde che si posizionino in maniera longitudinale e raggiungere quindi una maggiore facilità di accordatura. E direi che questo è quanto. Se avete qualsiasi domanda potete scriverci a info@honky-tonk.it, scrivere a El Bastardo, basta che andiate sul mio sito e trovate l'email, o su Facebook trovate sia El Bastardo che l'Honky Tonk School. Detto questo, vi rimando alle prossime lezioni, vi ringrazio e vi saluto tutti, sperando di esservi stato utile.